perché lo utilizzino per rafforzare le loro certezze. Perché non ne ha. Non ne ha perché non ce n'è in questo momento. Non ce ne può essere, non ce ne deve essere, perché qualsiasi certezza in questo momento sarebbe fuorviante e non ci porterebbe là dove invece dobbiamo andare. E invece un libro che pone dubbi, che pone interrogativi, che pone la necessità di indagare le ragioni di quella pluralità di sconfitte, dalle quali è venuto fuori il libro e noi siamo venuti fuori sostanzialmente, perché noi questo siamo oggi. Noi comunisti siamo il risultato di una serie drammatica di sconfitte. Se non ne comprendiamo le cause reali, noi non riusciremo mai a liberarci da questa sorta di maledizione che ci porta alle sconfitte. E guardate, non è un problema numerico, cioè non è un problema elettorale. Io non mi considero sconfitto perché non siamo in Parlamento, non mi considero sconfitto perché abbiamo drammatici problemi finanziari che derivano dal non essere nelle istituzioni che potrebbero garantire strumenti per la sopravvivenza. No, non è questo. Io mi considero sconfitto perché non abbiamo sino a oggi, e spero che da oggi si cominci a farlo, sufficientemente ripreso ad elaborare gli strumenti interpretativi della realtà. Sin quando questo non avviene, e il percorso, lo diceva Francesco, lo diceva Alessandro, insomma è più che ovvio, il percorso è estremamente lungo e complicato, ma sin quando questo non avviene, noi difficilmente riusciremo a venire fuori da questa condizione di minorità, nella quale poi ovviamente l'avversario di classe ci tiene, perché è che, appunto, non siamo soli, cioè qui non è un esperimento in vitro, qui è una lotta continua e complessa nella quale noi dobbiamo continuare a essere, dotandoci però, mentre continuiamo a combattere, dobbiamo dotarci di strumenti sempre migliori e sempre più raffinati per rispondere appunto agli attacchi che vengono da ogni parte. Ora, e chiudo davvero, io credo che si debba partire dalla lettura del libro e poi, se lo riterremo insieme, ma non solo noi, ma anche altre forze che naturalmente hanno, come noi, l'orizzonte del comunismo davanti a sé, è chiaro, non potrei proporre il confronto al cavaliere Berlusconi, insomma, o al nemico di classe, comunque si chiami e sia individuale, ma a proporre con tutte le altre forze che hanno questo, anche se stanno collocate su posizioni di partiti o movimenti o altre forme diverse, anche profondamente diverse dalle nostre, a proporre comunque a questi un confronto che è il confronto sulle idee, su questi problemi, su questi temi e sulle proposte che possono essere formulate per affrontare e risolvere questi problemi. Peraltro, la necessità di recuperare, aggiornandole naturalmente a una realtà che è cambiata anche in maniera profonda, le categorie di interpretazione dell'economia, ma non solo dell'economia, in generale della storia, diciamo, che sono state elaborate da Marx, da Lenin, in tutta la tradizione del movimento comunista e operaio, e nelle cose, se voi andate a vedere alcune delle interpretazioni, quelle più interessanti, diciamo, e più efficaci della crisi economica attuale, fatte dagli stessi economisti borghesi, hanno perfettamente capito che non possono prescindere dalle categorie marxiane dell'economia. I capitalisti non sono dei fessi, cioè non li consideriamo degli stupidi, e si rendono perfettamente conto che se non utilizzano quelle categorie interpretative, poi magari non ce lo vengono a dire, cioè non vengono a riconoscere apertamente questo, ma nella sostanza poi vedete che le loro categorie interpretative vengono in una certa misura tratte per usarle poi per conseguenze diverse, ma sostanzialmente vengono prese. Credete voi che saremmo in grado di capire, e non lo siamo stati per un lungo periodo, anche a Rifondazione, le vicende drammatiche che hanno portato, dopo la fine dei blocchi, alla proliferazione delle guerre in tutte le parti del mondo, con un crescendo rapidissimo che non c'era stato mai negli anni della guerra fredda, senza l'utilizzazione
della categoria, vecchia categoria leniniana dell'imperialismo? Certamente no. E allora, come vedete, naturalmente non si tratta di riprendere vecchi strumenti e considerarli adattabili a ogni circostanza, ma si tratta di rendersi conto che se non si riutilizzano alcune di queste categorie, ovviamente con tutte le accortezze che sono rese necessarie dalle trasformazioni, e molte di queste categorie sono utilizzabili grosso modo così come erano, insomma senza grandi modifiche, ma con una certa sapienza, insomma, anche nel maneggiarle, ecco, se non ci si rende conto di queste, noi ci priviamo non di un patrimonio che appartiene alla storia, che a un certo punto, insomma, il vecchio ritratto lo possiamo pure mettere in soffitto, ma ci priviamo di un patrimonio di concetti che ci consentirebbe, ove lo usassimo, di capire quello che effettivamente sta avvenendo. E se io capisco quello che sta succedendo, è probabile che possa riuscire anche a difendermi dagli eventi che mi stanno capitando sulla testa, sostanzialmente. Quindi io chiudo dicendo: non è un caso che il libro sia appunto un libro e non la ricostituzione automatica dell'ennesimo partito comunista, che non avrebbe senso, insomma, se fatto così a prescindere dalla riflessione teorica. Non è un caso che il libro sia pubblicato da Marx 21, che non è un partito ma è un'associazione politico-culturale, e se questo è vero, io credo che la richiesta che mi sento di poter fare a tutti quelli che vogliono continuare a muoversi verso questo orizzonte del comunismo, che diventa peraltro sempre più indispensabile se non vogliamo cadere nella barbarie, è quella di confrontarci tutti con il massimo della libertà delle nostre idee, del confronto delle varie posizioni su questi temi, anche in forme più specifiche naturalmente di quello che non possiamo fare stasera, per esempio in seminari che hanno ad oggetto alcune sezioni del libro, perché il libro è di una tale complessità, pure nella relativa stringatezza, sono sempre 300 e tante pagine, insomma, non è che sia piccolissimo, però è di una tale complessità che è evidente che nessun dibattito potrebbe essere fatto sull'intero complesso, ma può essere oggetto di un confronto e di una discussione su settori, su temi, e in questo modo io credo potremmo sperimentare quelle forme di unità, di convergenza, che non significa appiattimento sulle tesi di uno che necessariamente dice il verbo e tutti gli altri vanno dietro, ma l'unica unità possibile è quella che vede il confronto libero e spassionato lungo un binario interpretativo che naturalmente tutti in qualche misura condividiamo, perché se non vi è questo non può esservi il confronto, insomma, non siamo in grado di, non saremmo in grado di confrontarci. Ecco, solo questo.